Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone, nell'ambito dei servizi di prevenzione del controllo del territorio, hanno tratto in arresto due persone perché ritenute responsabili del reato di tentata estorsione aggravata ai danni di un commerciante del centro storico. Questi i fatti. Il personale di una volante nelle ore notturne, mentre transitava nel centro storico, ha notato dinanzi la saracinesca di un'attività commerciale una bottiglia incendiaria con lo stoppino acceso, al che gli agenti hanno rintracciato l'esercente informandolo di quanto stava accadendo. La squadra investigativa, a seguito delle indagini effettuate, è così risalita l'identità di due pluripregiudicati. Si tratta di Francesco Cannizzo, 57 anni, e Dario Belcuori, di 31, entrambi pregiudicati e vecchie conoscenze delle forze dell'ordine. I due, dopo le formalità di rito, sono stati tratti in arresto su disposizione dell'autorità giudiziaria e rinchiusi al carcere Noce di Caltagirone.